Ciao a tutti! Pensavo di fermarmi oggi con la decluttering dei prodotti occhi, ma niente, mi è venuta la mette appostite. Ho voglia di avere tutto pulito in ordine, quindi finiamo il decluttering dei miei prodotti trucco con i prodotti labbra. Non vi faccio alcuna premessa del caso, è tutto nei precedenti video. Le cose che non userò saranno utilizzate da persone che le ameranno moltissimo. Io voglio assolutamente ridurre e avere una collezione più curata, no, sicuramente non minimalista perché non mi interessa, ma più curata sì. Allora, i rossetti normali sono 64, i gloss sono 10, i liquidi e tinte sono 14, le matite non le ho contate. Partiamo dai gloss, guardate che voglio sfoltire un sacco. Allora, tengo sicuramente il Fenty Beauty, il classico, è il mio preferito. Io i gloss ho smesso di portarli con la pandemia, con la mascherina, non mi sono ancora riabituata, voglio tenere qualcosa ma poco. Questo lo tengo di sicuro. Allora, vecchi, troppo vecchi, sono decisamente questi tre. Questo di Guerlain, questo sarà buttato via, ne avrò usato una metà ma veramente anni, l'ho sempre tenuto così per ricordo ma non lo terrò più. Questi due sono bellissimi. Allora, questi li terrò nel cassetto dei ricordi. Questo mi è stato regalato e lo adoro alla follia, quindi lo tengo nel cassetto dei ricordi come questo perché per me è il packaging più bello del mondo. Però, appunto, via. Qui c'è sempre il mio sacchettone delle altre volte. Dovrò dividere le cose poi che vanno ad amiche, mia mamma e mia sorella, quelle da buttare via e quelle dei ricordi. Poi tengo sicuramente questo, l'ho contato tra i gloss anche se è un balsamo labbra, è un po' vecchio, dunque questo è quello di Kiehl's con SPF 50, l'SPF ormai non ce l'avrà più, però non fa niente, a me questo piace, lo tengo facilmente in borsa, quindi lo tengo. Via questo gloss brillantinato di Collistar, non lo uso più. Questo gloss di Earth Revolution è molto molto carino, però è troppo pigmentato. A me il gloss piace proprio quando è gloss puro. Questo colore potrebbe stare benissimo a mia sorella, quindi via. Qui ho tre gloss di Astra che vi consiglio tantissimo perché i gloss di Astra sono stupendi. Dunque, ho due linee diverse, due di una linea e una di un'altra. Ora, tra i gloss non è che ci sia gran differenza di colore di solito, eh. Non li voglio tenere tutti e tre, anche se li amo molto, ma ha poco senso tenerli tutti e tre. Allora, uno molto bello questo visto che è l'unico di questa linea, mi sa che lo tengo. Poi due, questo è più rosa, se anche non mi insacchero tutte le altre dita è meglio, e questo è il più chiaro di tutti. Questo è più chiaro, però sopra i gloss o sulle matite è quello che preferisco. Allora, questo che è un po' più rosa, pigmentato, potrebbe stare molto bene a mia sorella. Quindi questo lo regalo e questi li tengo. Quindi nei gloss da quanti erano? Da 10 passiamo a 4. Andiamo a depennare perché il numero conta molto per me come stimolo, eh. Qui cominciamo già a sporcare tutto, vediamo di non fare più swatch perché altrimenti è la fine. Allora, tinte labbra, rossetti liquidi. Allora, questa ce l'ho da poco, ve ne ho parlato, la voglio sfruttare, la tengo. Che schifo. Questa è una tinta labbra, non è un rossetto liquido, di un brand coreano, di un rosso corallo pazzesco. Questa al finish opaco, questa al finish luminoso, quindi le tengo entrambe. Allora, poi di tinte che non sono rossetti liquidi, ho ancora queste tre coreane che mi piacciono un sacco, ve ne ho parlato tantissimo nel corso degli ultimi 2 anni, sono tutti rossi caldi sul mattone, molto belli, ma io a questo punto ho dei rossetti qui su queste colorazioni che porto più volentieri, ve l'ho detto, voglio tenere solo le cose che preferisco in assoluto, questi sarebbero perfetti per mia mamma, quindi le do a lei. Do a mia mamma anche questi due di L'Oreal, uno finish luminoso e uno finish opaco. Quando voglio un colore del genere, scelgo sempre questo di Armani, che tengo. Quando voglio un colore del genere, scelgo sempre il Noblesse Oblige, che è questo di Nabla.
ho quelli che preferisco rispetto a questi che sono splendidi, siccome sono usati poco, questi o le mie amiche o mia mamma, mia sorella potranno usarli tranquillamente. Nabla sono i miei preferiti insieme a quella di Armani. Grande amore, un rosso labbra perfetto, l'ho quasi finito, lo tengo. Questo è un fucsia, io i fucsia non li uso più, i rossetti fucsia andranno via, quindi anche questo lo regalo. Questa di The Balm è bellissima, ma è molto molto vecchia. E poi ho questi due sample. Allora, questo l'avevo provato di Make Up For Ever, è molto bella, ma mi secca terribilmente le labbra. Questa minuscola di Armani potrei anche tenerla ed usarla. Guardate che bel colore. È un colore bellissimo. Lo tengo, questo mini, e lo uso. Quindi qui siamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi da 14 a 6. E adesso mi lavo le mani e poi non faccio più swatch. Eccomi qua. Allora, andiamo ai rossetti normali e partiamo da Nabla. Allora, i quattro Nabla della linea matte, questi che ho, assolutamente li tengo. Sono tre miei rossetti preferiti, vi dico quali sono. Allora, questo è il Secret Season, che è molto simile come formulazione ai Retro Matte di MAC. Questo è un nude caldo albicocca stupendo, quindi lo tengo. Questo è Fulmi, ve ne ho parlato di recente, è un rosso strepitoso ed è uguale a Last, che è questo, che è un nude marroncino abbastanza neutro, mentre l'ultimo è il mio Allosy, ve ne devo comprare un altro, questo è il mio rossetto preferito della vita, insieme a qualche rosso. Quindi questi stanno qui. Allora, ho avuto una brutta sorpresa prendendo in mano quelli di neve poco fa. Dunque, l'ultimo Meringata, che è quello del Sugar Matte, ce l'ho da poco tempo. Mi piace tantissimo, nude neutro, tendente al caldo, forse stupendo, chiaro, bellissimo. Mentre questo, che è Almond Cookie, che è la versione dei Dessert Aleve cremosa, puzza da morire. Puzza, puzza, puzza. Questo va proprio buttato via, purtroppo. Stessa cosa è successa a questa di Nouveau, che tra l'altro ho da l'anno scorso, non mi pare più in là dell'anno scorso. È un bellissimo colore, anche questo è un nude aranciato, però ho altro, è di simile. Anche questo ha un odore terribile, non so per quale motivo. Quindi anche questo se ne va. Ho dimenticato di Nabla, questo che era di una collezione, una nude qualcosa. Questo è Lantern Red, un rosso fantastico, un po' più aranciato rispetto a Fulmi, che è più corallo, quindi anche questo lo tengo. Poi andiamo su. Allora, facciamo queste mini taglie, le butto via. Le ho da tantissimo tempo, le tenevo più per collezione che per altro. Questa è una mini taglia di Givenchy, ma hanno anni, eh. Tra l'altro questo rosa pescato non lo porto più. Questi sono gli Yves Saint Laurent classici, quindi le nude, ma sono mini taglie che ho trovato in un giornale, non so se ve lo ricordate, anni e anni fa. Questo è Le Rouge e questo è Le Fucsia. Allora, hanno finish cremosi, per colori del genere preferisco i matte ultimamente. Se mai li desidererò, prenderò le taglie di vendita e questi se ne vanno. Ho dimenticato dei matte, i primi matte, scusate, dei Nabla, i primi usciti. Ho Pantarei, che è bellissimo, anche questo è un nude pescato. E questo è Balkis, che non fanno più, che anche questo è bellissimo. Questi, nonostante siano vecchi, non puzzano, diciamo che per ora li tengo e poi vediamo. Allora, passiamo ai MAC, che ne ho diversi. Qualcuno se ne deve andare perché è vecchio. Partiamo dalle mini taglie. MAC fa le mini taglie a 10 euro dei rossetti più venduti. Questi sicuramente li tengo tutti, sono tra i miei preferiti. Questo è Diva, lo adoro. Non avrei mai pensato di amare così tanto un colore così, invece mi piace tantissimo. Questo è Chili, anche questo mi piace da morire. L'ho anche messo di recente, per me è una stagione quel colore. Questo è Ruby Woo, non ha bisogno di presentazioni. Questo è
Russian Red, anche questo non ha bisogno di presentazioni, e questo è Twig. È un nude stupendo, un po' malvagio, che mi piacerebbe anche in taglia di vendita quando e se finirò questo. Quindi le mini taglie rimangono, sono anche i più nuovi questi mini taglia. Poi, cosa abbiamo qui? Allora, questo pelle di Danger è il mio preferito in assoluto, il rosso caldo aranciato più bello del mondo, quindi resta. Questo è All Fired Up, stupendo, un rosso corallo fucsia bellissimo. E lo tengo, aiuto. Questo è Whirl, in autunno mi piace tantissimo, piuttosto freddo, ma lo amo. Questo è un colore che non porto più. Questo è Funfair, come vedete, l'ho utilizzato molto, a parte il fatto che è un pochino vecchio, però è un cream sheen, se non mi ricordo male. Sì, è bello cremosetto ed è un rosellino pesca che non porto più. Allora, qui metto tutto per il back to MAC. Ho quell'illuminante Perfect Topping che vi ho fatto vedere. Siamo a due. Poi su di sopra ho un vuoto di un Fix Plus, quindi ho già tre prodotti. Vediamo se arriviamo a un altro. Hot Tahiti. Allora, questo è un forse. Questo non lo fanno più. È il motivo per cui non. Guardate che bello che è. No, 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 lo tengo. Mi piace tantissimo. Sembra scuro, ma in realtà dà questo aspetto di labbra semplicemente pigmentate, quindi questo lo tengo. Poi Rebel è un grande forse, perché dov'era Diva? Allora, tra i rossetti di questo genere io preferisco Diva. Cioè, se deve essere scuro, che sia scuro senza timidezza. Sarà l'ultimo che apro, ovviamente. Infatti, sì, io preferisco decisamente Diva. Rebel come gusto mi sa di più vecchio. Tra l'altro, ho un rossetto di Clinique, questo che si chiama tra l'altro anche questo Rebel, che è un colore simile, ma no, non è simile per niente, cosa cavolo dico. No, però io preferisco, se metto uno scuro, andare più su questo che sul violaceo di Rebel. Allora, teniamolo un attimo qui da parte. Allora, intanto questo di Clinique, ve l'ho già detto, lo tengo. Questo è Rebel. Sì, vediamo se c'è dell'altro. Poi, Impassioned mi piaceva tantissimo quando ero più giovane. È un colore che sicuramente non porto più. Poi, Velvet Teddy, ho dei dubbi perché di nude di questo tipo, questo è vecchio, cioè vecchino, non puzza, però è abbastanza simile a meringata, vedete? Allora, teniamolo da parte. Tra l'altro, Velvet Teddy esiste anche in mini taglia, quelle da 10 euro, però vediamo un attimo. Questo è il primo rossetto MAC che io abbia mai avuto, non lo porto più, si chiamava On Hold, ve ne ho parlato tantissimo nell'arco degli anni, ma sicuramente non lo porto più. Fof, Flat Out Fabulous, un rossetto che ha fatto la storia, stupendo, ma è questo colore, non lo porto sicuramente più. Questo è Relentlessly Red, ve ne ho parlato di recente, un colore estivo meraviglioso. E questo è Mer, un malva rosato stupendo. A questo punto mi sa che Velvet Teddy lo tengo, anche perché qui ho già quello che mi serve per allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono a 7 e a me ne bastano 6 di, vediamo un attimo se mi, no, Impassioned sicuramente lo do via. Flat Out Fabulous sicuramente lo do via. On Hold penso che lo darò via. Sapete cosa? Potrei tenere Rebel, perché tra questi è il più nuovo e si sa mai che mi venga la voglia, visto che qui ho già i 6 prodotti che mi servono per il back to back.
finirebbe, che quella che la Rebel sta lì ad aspettare una miriade di anni, tanto vale che intanto lo utilizzi e poi eventualmente lo darò via più avanti. Poi facciamo qualcosa di alta profumeria. Allora, abbiamo detto Clinique, questo che è opaco lo tengo, questo è cremoso e in più è fucsia, un fucsia caldo ma sempre un fucsia e io abbiamo detto il fucsia, non lo porto più. Allora, il 999 di Dior, il classico cremoso, non me lo porterà mai via nessuno. Sono legata a questo rossetto per almeno tre importantissimi motivi, lo terrò per sempre e lo uso anche. Anche questo non lo darò mai via, ci sono legatissime, sono successe cose bellissime mentre le indossavo, non lo fanno più. Anche questo è Kiss Kiss Bang Bang, che è arrivato qui. Ho sempre paura di utilizzarlo troppo, comunque anche una volta finito lo terrò per ricordo. Questo è un rosso stupendo, Estée Lauder 330 Decisive Poppy. Un color papavero meraviglioso, anche questo finish matte ma cremoso sulle labbra, bellissimo. Questo lo tengo nel cassetto dei ricordi. Questo è la Diva dei Velvet Allure di Chanel, che è un fucsia freddo pazzesco. Questo lo tengo perché è il rossetto con cui ho girato il mio primo video su YouTube nel 2014. Lo tengo tra i ricordi. Poi questo di NARS io è tantissimo che non lo metto più, è Brigitte degli Audacious Lipstick, è di nuovo quel rosellino caldo che io non porto più, è più facile che porti Pantarei se voglio qualcosa di... Sì, vedete? Allora questo è un po' più rosa caldo, questo è più aranciato, io preferisco questo, quindi l'Audacious Lipstick che tra l'altro ho da una vita se ne va. Poi, questi due di Givenchy e questi tre di Dior Addict sono simili, semi trasparenti, cremosi e io li tengo tutti. Dunque, questi facevano parte di un'edizione limitata, ne ho usato un bel po', questo è un rosa malva carino carino, ve li faccio vedere per farvi capire che cosa intendo. Sono poco più che balsamo labbra. Sia con la matita che senza, a me piace usarli, sono utilizzati almeno per la metà, anche di più tutti, questo lo preferisco addirittura. È inutile che vi dica i numeri perché tanto non era una collezione, non ci sono più. Sono rossetti che uso facilmente, quindi li tengo. Anche questi erano di collezione, questo è un bellissimo corallo, quasi finito questo, eh. Mi piace un sacco, bello vivace, però appunto essendo semi-trasparente è portabile, non è difficile assolutamente da portare. Questo è un... anche questo è quasi finito, assomiglia un po' a quello di Hot Tahiti, mi pare, che è qui, comunque molto molto bello. Questi anche appena appena tamponati sulle labbra. Sono bellissimi secondo me. Questo no, l'ho già swatchato. E questo è proprio un nude. Quasi finiti tutti, guardate che carino. A me piacciono tantissimo questi rossetti fatti così. Questo è un rossetto di By Thierry che tra l'altro mi ha regalato una tra voi e non l'ho ancora utilizzato. C'è un pelucchio. Come si chiama? Rouge Expert Click Stick, quindi si clicca per farlo uscire, vediamo di farlo uscire poco giusto per... È un bel rosa matte, un rosa carne, vediamo se mi sta bene, non l'ho ancora usato, quindi ovviamente lo tengo. Allora, andiamo a Kiko. Di Kiko vi dico già, questo lo do via, era uscito con una collezione di San Valentino, un rosso ciliegia meraviglioso, ma io questa forma di stick la gestisco male sulle labbra, visto che è praticamente nuovo, lo regalo. Questo era un'edizione limitata di una bellezza fotonica, era il numero 05 del Holiday Gems Matte Lipstick, un malva scuretto stupendo. A me i rossetti di Kiko piacciono un sacco, eh. Questi due sono i Velvet Passion, uno è questo che ho usato tantissimo, è il classico nude che io porto molto volentieri, il nude medio, non troppo
non troppo chiaro, il 316, e questo è il 329 che vi ho nominato mille volte nella vita, il rosso Persia, un rosso da tutti i giorni, stupendo. E questi sono i 4 Powder Power. Allora, lo 02 è quello che utilizzo di più, di cui vi ho parlato un sacco di volte, è stupendo. Questo quando lo finirò lo ricomprerò. Questi li porto meno per il colore, ma li porto comunque. Ecco, questo è quei nude aranciati che posso, poi so può andare a sostituirmi quello di Nuvo, ad esempio. A me piace tantissimo d'estate, guardate che bello. Mi piace proprio tanto, lo tengo. E questi sono due caldi mattone. Vedete perché le tinte di prima le ho date via? Perché questi, con questi mi trovo meglio. Li trovo più comodi, mi piacciono di più. Quindi questi restano. Poi c'è questo rosso di A Concept che tra l'altro ha un pack stupendo, brand coreano. Ho tanti rossi, questo non è il mio preferito, è molto bello ma non è il mio preferito. Questo lo regalo sicuramente alla mia mamma. Questo di Naio Le Ari, ve ne ho parlato da poco, il numero 08 dei rossetti matte, un nude rosato caldo molto molto bello, mi piace tantissimo. Poi andiamo a L'Oreal, dunque. Questi sono quelli un po' trasparentini, un po' come Dior Addict, valgono uguale secondo me, quindi se volete provare un colore trasparentino vi conviene, probabilmente mi convengono questi di L'Oreal. Allora, questo è un dorato stranissimo che mi è sempre piaciuto da mettere come accent su altri rossetti, ma non è che lo usi più di tanto. Questo invece è un corallo estivo bellissimo. Allora, questo corallo, vedete, sono un po' più pigmentati, comunque un po' più pieni rispetto a quelli di Dior. Questo corallo lo tengo, questo lo do via. Poi, questo lo tengo di sicuro, è il rosso 344 Retro Red, che è un matte, ha questo tipo di packaging perché era uscito col film di Mary Poppins, ma il colore è impermanente, è stupendo e lo tengo. Questi invece sono i Color Shine classici, il 268 Rose Grenade e il 163 Orange qualcosa. Allora, questo mi è stato regalato da una persona tra voi e mi piace tantissimo. Anche qui fa un effetto rosato, rosso labbra, stupendo e lo tengo. Questo è stranissimo, anche questo mi è stato regalato. È un arancio praticamente, un arancio che va al ruggine zucca con tonalità dorata. A me questo piace metterlo tantissimo con un paio di matite di neve che vanno al ruggine a tonalizzare, è molto bello. È vero che non è un rossetto che porto nel quotidiano, ma è un rossetto davvero particolare che mi piace avere. Ultimi rossetti in stick. Allora, questi due di Bottega Verde li do via perché è troppo tempo che non li uso, sono belli, eh. Questo è il cannella, ho colori molto simili in altri brand e questo è il rosa vintage che è veramente bello, ma preferisco questo e poi insomma è vecchiotto, quindi questi li do via. Questo di Douglas è molto carino, ma lo do via perché ho qualcosa di davvero simile, siamo sempre a questi nude rosati. Questo di Max Factor è veramente bello, è il 30 Desiré, l'ho portato volentieri, ma è piuttosto simile a questo di L'Oreal e tra i due preferisco questo di L'Oreal, quindi anche questo lo do via e questo di Essence pure, che è il rosa più violaceo tra questi. Quando voglio un colore del genere scelgo sempre il rossetto liquido di Nabla Noblesse Oblige, quindi anche questo lo do via. Allora, contiamo quanti rossetti in stick mi sono rimasti, poi mi tolgo gli swatch e andiamo alle matite. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, aiuto, 36, 38, 40 e 42. Quindi ne ho dati via un po', erano 64 e me ne sono rimasti 42. Sono sempre tanti, ma vi garantisco che
sono tipo 15 anni che non ne ho così pochi. Io vi ricordo che nel primo decluttering di Rossetti che io ho fatto, e ho fatto più decluttering di prodotti labbra, avevo tipo 300 rossetti, solo tra quelli in stick, più avevo tutto il resto. Quindi direi che sono piuttosto contenta così. Ora mi pulisco e poi facciamo le matite. Eccomi qua. Allora, matite labbra, qui degli swatch devo farli per forza perché io non me le ricordo. Allora, questa è da aprire, è una 303 delle Creamy Color Comfort di Kiko, l'ho comprata centinaia di volte e questa ovviamente la tengo. Allora, direi, questa sono sicura di darla via perché si è un po' seccata, non scrive più, è la Malva di Wycon, di darla via, la butto via. Questa è la di Bottega Verde, la cannella. Teniamola da parte che la voglio mettere a confronto con altre di Neve. Questa è una matita di Glossy perché non fanno più, ma che tengo perché è perfetta con Allusive di Nabla. Poi questa di Dior, anche questa mi sa che è un po' secca, però questa era perfetta, sapete con cosa? Con questo rossetto. A me insieme queste due piacciono tantissimo. Teniamola un attimo da parte. Allora, questa è andata. Non mi ricordo neanche qual è da buttare. È un mozzicone, anche questo da buttare. Poi, allora, che teniamo di sicuro la 24 ore 10, il mio rosso preferito di Deborah. Scrive ancora benissimo. Perfetta. Allora, questa è una vecchia, vecchissima matita di Clarins, che però il rosso ciliegia perfetto con Russian Red. Il mio problema a dar via le matite labbra è che io ho gli abbinamenti perfetti con alcuni rossetti, quindi comunque, vabbè, questa la tengo. Allora, do via di sicuro questa di Kiko, che è questo rosa un po' freddo, che era in abbinamento a un rossetto che non ho più. È anche quasi finita. Volevo solo vedere vicino a questo, no, è troppo fredda. Quindi questa via. Poi, allora, le due di MAC le tengo, che sono queste due. Questa è Spice e questa è Whirl. Le abbino facilmente a diversi rossetti che ho, quindi queste le tengo. Poi, guardiamo queste di NYX. Ne ho tre. Allora, questa aranciata è la matita perfetta con Lady Danger. Quindi questa ha l'abbinamento perfetto. Questa, boh, non me lo ricordo, è un rosso. Allora, non è uguale a quella di Clarins, questo è un rosso più fragola. Teniamola da parte. Le guardiamo dopo poi. Questa l'abbinavo in maniera perfetta con Flatout Fabulous che ho dato via, quindi questa la prenderà chi prenderà Flatout Fabulous. Poi, altre che tengo di sicuro. La cappuccino di neve, che è il mio nude preferito. Questa sempre di neve che si chiama Experiment, che fa una specie di contouring alle labbra sul freddo. Mi piace molto. Stavo provando a fare una cosa. Se io faccio un contouring alle labbra così e ci metto questo, ci può stare? In realtà sì. Perché poi lo vado a stemperare, quindi questa di Dior, che è davvero vecchia, potrei davvero darla via. Mi dispiace, perché sta proprio bene con quel rossetto lì. Ma dai, teniamola, che spazio mi occupa una matita. Poi, guardiamo un attimo queste Creamy Color Comfort di Kiko. Allora, questa è la 303, è perfetta, e poi ho anche la sostituta, ok. Questa la 304, che non ha più la punta, è questo colore un po' sullo scuro. E questa è la 316, che è un malva scuro. Questa mi pare che andasse bene con Balkis, mi ricordo male.
Questo è Pantarei. Dov'è Balkis? Oddio, non lo vedo. No, ci deve essere per forza Balkis qui. Ah, sto impazzendo. È il terzo video decluttering che faccio. No, cioè sì, ma no. Nel senso che questa è più violacea, dovrei tenerla molto lieve. Guardiamo un attimo, scusatemi se faccio queste cose in diretta con Whirl. Con Whirl va molto meglio, secondo me. Balkis va meglio con Whirl. Io direi che 303-304 se ne possono andare. Poi ho questa matita qui che non so che roba è, che avevo tenuto, forse anche questa per Balkis, sapete? Questa sta perfettamente con Balkis, però io non la uso mai perché il mio, allora, è vero che le matite non occupano spazio, però è anche vero, no, questo è più caldo, no, andiamola via, che se ne ho troppe, poi mi stufo a cercarle e non le uso. Allora, questa la tengo di sicuro perché è in abbinamento al rosso Persia di Kiko. Le neve, questo è un pennellino labbra, le neve sono le mie matite preferite. Andiamo un attimo a vedere. Allora, di scure ho solo questa, la sfilata, che è perfetta. L'avevo tenuta per Rebel, secondo me. Adesso chi è che lo ritrova più Rebel? Ma io che cosa ci mettevo con Diva, non ce l'avevo vino, qualcosa del genere, o magari dispersa da qualche parte. Ovviamente Rebel non lo trovo, eccolo qua. Oddio, però sfilata è bella di per sé e poi è molto diversa da altro che ho. Poi tiriamo fuori questa che tengo di sicuro, che è Amore, che è un rosa pescatino che sta bene un po' con tutto. Poi, dunque, questa è Alternative. Eccola, Alternative con questa. Con questo, certo, Alternative, Alternative. Quindi via questa di Dior. Poi era questa quella scura che metto con Diva, esatto, questa. Quindi praticamente ho una scura, faccio il ripasso, e una più con del fucsia che va bene con Rebel. Poi guardiamo quelle più corte, vuol dire che sono quelle più usate. Questa è Orchidea, anche Orchidea è veramente molto bella, anche questa è nude rosato. Questa secondo me, io ogni tanto dovrei fare questi ripassi delle matite. Oh, è perfetta! Orchidea è identica a questo rossetto. Bellissimo, bellissimo questo abbinamento. Quindi Orchidea sta qui. Allora, vediamo quello su cui sono un più in forze. Questo colore è, non lo vedo, Idol. No, però è bellissimo. Anche qui un rosso ciliegia molto molto bello. A questo punto guardiamo questa che era vecchia di Clarins. Questa è più rossa e questa è leggermente più fredda. Questa di Clarins è ancora morbidissima, quindi la tengo in ogni caso. Allora, guardiamo questa che è diversa dalle altre. Mi sa che non la tengo. Questa è Fenicottero, che è proprio un fucsia puro. E ho detto fucsia, non li uso più. Questo è un colore stupendo ed è Motion. Questa la uso tantissimo. È un rosso corallo bellissimo che secondo me, dov'è? Potrebbe essere perfetto con Fulfulma. Che è successo? Fulmi è un pochino più caldo, vabbè. Comunque questo è un bellissimo rosso e lo tengo. E ci sono queste calde mattone che abbino appunto con i vari aranciati. Allora, questa è
Flashback, che forse è quella che ho usato di più, bellissima, bellissima. Questa sta benissimo, ma anche con chili. Questa è Confusion, anche questa un po' più scura, forse un po' troppo, però Confusion sta bene con il più scuro di questi. Comunque dai, ho una discreta memoria, alla fine. Sì, sono tutti questi colori con cui sta bene questa. Sì, direi di sì. Allora, anche Confusion mi piace, un po' color cacchina, però ha il suo perché. Quindi abbiamo detto, Confusion è questa. Madonna santa, Confusion. E queste due sono Focus e Cult. Cult è così, me la ricordo benissimo, ho capito qual è. E allora, questa sta divinamente con questo. Sapete che forse Confusion è troppo scura. È meglio questa, con questo colore. Allora, facciamo così: Confusion via. Mentre questo colore aranciato è fantastico. Guardate che roba, è spaziale, con l'abbronzatura sta benissimo. Allora, mi rimane da capire a questo punto, questo cannella mi serve? Ma dai, teniamola, la finiamo. Questa rossa, ok. E questa abbiamo detto per questa. Allora, queste sono le mie matite labbra, me ne restano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ma sì, io mi ritengo abbastanza soddisfatta. Allora, comunque, queste le matite, poi tinte labbra e gloss. Lipstick liquidi sono solo questi e questi, ne è caduto uno, e questi sono i rossetti che mi restano. Ma porca miseria, non smettete di rotolare. Ecco qua, direi che mi fa bene così. Con questo ho finito il decluttering. Sono felicissima. Adesso, visto che la metto appostite, pulisco tutto, lavo anche i pennelli. No, forse no, li lavo domani. Però il resto lo metto a posto, lo pulisco. Cerco di riorganizzare in qualche modo la scrivania. Quando sarò soddisfatta, se volete, vi farò un video sulla nuova organizzazione del make-up. Vi ringrazio di avermi tenuto compagnia, perché forse non avrei avuto questo coraggio né la voglia di farlo se non ci foste stati voi. Quindi io vi ringrazio come sempre tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!